E c'è una tragedia, quella della Costa Concordia, il 13 gennaio di 10 anni fa, che in qualche modo ci ha insegnato come la Chiesa possa essere quel dito di Maria, come la Chiesa possa essere quella mano, quelle braccia aperte che ritroviamo sulla medaglia miracolosa che accolgono tutti. Per parlare di questo abbiamo chiesto a Padre Lorenzo Pascotti, parroco del Giglio Porto all'epoca, di essere qui con noi. Padre Lorenzo, buongiorno anzitutto e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Io lo dicevo, tra le mani stringo una medaglia miracolosa in cui Maria tiene le braccia aperte per accogliere tutti, perché oggi celebriamo anche questa festa. Quelle braccia aperte sono state le braccia della tua parrocchia, dei tuoi parrocchiani nella notte in cui la Concordia è naufragata al largo del Giglio. voi. Certamente, questo è stato la molla che ci ha portato a muoverci per andare incontro ai bisogni di quella gente. E piano piano ci siamo resi conto di che cosa voleva dire tutto quello che stava succedendo, ma ci rendevamo conto che eravamo pochi e loro erano tanti, ecco, e allora abbiamo detto apriamo le braccia e vediamo di farci stare tutti o tutti quelli che si può, ecco, è stato quello, E le vostre ecco, braccia il sono già state mosso. tante, sono state ampie. Quella notte la chiesa è stata Sì, sono le aperta, i braccia del banchi. Signore, sono le braccia del Signore, sono le braccia, sono, per usare un'espressione del Vangelo, le viscere della misericordia di Dio, ecco, questo che muovono e suscitano, ecco, il modo di intervenire, di provvedere, ecco. Il Signore è sempre più avanti delle nostre capacità, ecco, ce le indica lui, ecco, e poi la Madonna, se noi ci affidiamo a lei, ci accompagna. Se quella notte voi siete stati uno strumento per offrire salvezza a tante persone che hanno appunto trovato un luogo di conforto, un luogo sicuro, lì da voi c'è un oggetto che invece porta proprio salvezza e sicurezza ed è un giubbotto di salvataggio. C'è un giubbotto che tu avevi conservato fino a un certo punto, fino poi a decidere di regalarlo a qualcun altro. Ci racconti? Ma molti naufraghi erano venuti in chiesa con i giubbotti ancora addosso e poi dopo, quando ormai erano sulla terraferma e l'emergenza era finita, li hanno lasciati, non gli serviva più il giubbotto, per cui c'erano giubbotti in giro dappertutto e alcuni erano anche in chiesa. E uno me lo sono preso per ricordo, no? Ho detto, ma la chiesa è stata non solo un luogo dove si celebrano i santi misteri, ma anche un luogo dove si accoglie la gente in difficoltà, e anche questo è il cuore della Chiesa, no? E allora il giubbotto l'ho tenuto perché ho detto, ma lo tengo tra le mie cose, no? Perché io sono io e la mia comunità, la mia parrocchia è passata attraverso quello, e quindi me lo tengo tra le mie cose. Poi noi abbiamo avuto un bellissimo rapporto come comunità del Giglio con il dottor Gabrielli, quando allora era il responsabile il coordinatore della protezione civile di tutta l'operazione della Costa Concordia, e lui era diventato da capo della polizia, mi sembra, prefetto di Roma. E allora mi è sembrato, ho detto, cavoli, quell'uomo ha bisogno di un qualche cosa di solido, no? Su cui attaccarsi, che lo richiama a quelle esperienze belle, che lui drammatiche, ma anche belle. E E noi su allora ho questo detto, ma vogliamo ho parlato con la mia interromperci. comunità e mi ha Padre detto, Lorenzo, ma ci glielo regaliamo a interrompiamo solo un Gabrielli. E allora attimo. gliel'abbiamo Penso che forse portato, non mi senta, ecco. Padre Lorenzo. Eccoci, ci interrompiamo solo un attimo perché andiamo un attimo in pubblicità, giusto il tempo di unire alla nostra chiacchierata proprio Franco Gabrielli, adesso sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, proprio per farci raccontare come da quell'esperienza della Concordia abbiamo potuto imparare. Ma non possiamo dimenticare le vittime, abbiamo detto, sono 10 anni da quel 13 di gennaio, per cui noi andiamo in pubblicità proprio con queste immagini.
In questi giorni ne avete tanto sentito parlare, sono passati ormai 10 anni dal naufragio della Costa Concordia. Ne stiamo parlando oggi con chi allora era parroco, padre Lorenzo Pascuotti, che è collegato con noi. Ci ha raccontato prima di quella notte terribile in cui è stato svegliato da una voce che diceva sta arrivando tanta gente, e tanta gente arrivò con un'apertura della chiesa per tenere appunto in un luogo riparato, in un luogo caldo le persone, le tovaglie dell'altare vennero utilizzate. È proprio la notte in cui anche nella vita di padre Lorenzo qualcosa cambiò, perché in quella notte tu dici che hai avvertito chiaramente che cosa voleva dire la maternità della Chiesa. Certo, perché è un po' come adesso lo vedevo l'immagine della medaglia della Maria e della medaglia miracolosa, queste braccia aperte, no? E questa è la maternità della Chiesa, no? L'accoglienza, l'accompagnamento. Mi viene in mente Gesù dopo la risurrezione. I discepoli di Emmaus, Gesù che fa la strada insieme a loro, no? Ecco, racconta, accompagna, condivide, ecco, quello è quello che io ho detto, ma io cosa posso fare in chiesa? Tutti facevano le cose, come posso dire, concrete, tecniche, no? C'è chi portava da mangiare, chi portava da bere, chi portava i maglioni, chi provvedeva a questi bisogni concreti, diciamo. E io ho detto, io cosa devo fare, no? Cosa posso fare io come sacerdote, come uomo di fede? Ecco, e ho detto, io devo stare vicino alla gente, io devo accompagnare le persone, devo dargli conforto, devo dirgli che va tutto bene, ecco, che il peggio è passato, che ecco questo, dargli una parola di speranza, una parola di fiducia. Padre Lorenzo, ma posso chiederle una domanda su quella che in realtà era l'attualità di quel momento? Nel senso, voi avevate capito, molto spesso dalle testimonianze abbiamo sentito dire non capivamo cosa stesse succedendo, vedevamo le persone che arrivavano ma non abbiamo ben capito, soprattutto nella notte, nei primi soccorsi, che cosa era realmente successo? Allora, quelli che erano al porto, lì dove davanti alla nave, quelli lo capivano benissimo, perché sono i gigliesi, sono gente di mare e sanno cosa vuol dire. Ecco, sono io che non capivo. Primo, perché sono di Milano ed ero al Giglio da 3 mesi. Secondo, perché ero fuori, non ero lì vicino, la vedevo da lontano ma non mi rendevo conto di tutta quella gente che sbarcava. Padre Lorenzo, poco fa tu ci hai parlato a proposito di sicurezza, di salvezza, di un giubbotto, di salvataggio che hai regalato a una persona che a un certo punto, secondo te, appunto, era il regalo giusto da fare a chi ne aveva bisogno. Allora noi ci colleghiamo con quella persona, Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale, collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, e per il tramite vostro saluto anche Don Lorenzo, che vedo sempre con grande piacere. Sappiamo che appunto intercorre buon sangue fra voi e ne è testimonianza, sottosegretario, proprio quel giubbotto. Sì. È una delle cose che ricordo con maggiore partecipazione emotiva, sempre avendo presente che tutta questa vicenda affonda in una tragedia, affonda nella morte di 32 persone, alla quale io aggiungo una 33esima vittima, che è un giovane collaboratore spagnolo morto nei salti di recupero della nave, e la tragedia vissuta dai sopravvissuti in quella notte pazzesca di terrore, di smarrimento, di paura. Però quei 30 mesi che poi caratterizzarono le attività per rimuovere la nave dalle acque antistanti l'isola del Giglio, per me sono stati anche momenti particolarmente importanti. E su tutti devo dire che il rapporto con la comunità gigliese è stato forse l'aspetto più positivo e più arricchente
non tanto della mia vita professionale quanto della mia dimensione personale. Tutto questo, sottosegretario, lei lo ha riassunto in un libro uscito adesso, edito da Baldini e Castoldi, che si chiama proprio Naufragi e nuovi approdi, dal disastro della nave Concordia al futuro della protezione civile, scritto con Francesca Maffini, un libro che ci riassume come in 10 anni, 10 anni dopo il naufragio della Concordia, la storia di quell'emergenza ci porta anche ad una riflessione su quello che è stato e che continua ad essere il ruolo della protezione civile nel nostro paese. Sì, il libro è nato un po' per affrontare quei 30 mesi in occasione del decennale. Dal mio punto di vista era anche l'esigenza di fare una riflessione su una funzione fondamentale per un paese che vuole essere civile, che si connota per gli strumenti che ha a disposizione per gestire le sue comunità. Come voi avete visto, il libro ha un prologo, 5 atti, un epilogo, e anche questo è, come voi sapete, lo schema della tragedia greca, proprio perché anche nella sua fisionomia e nella sua struttura ho voluto in qualche modo, abbiamo voluto, perché ricordavate un libro scritto con Francesca Maffini, che all'epoca era la detta stampa in portavoce del capo del Dipartimento della Protezione Civile, proprio perché anche nella scrittura del libro non perdesse di vista il tema della tragedia. È un libro che riassume 30 mesi, parla di tante cose, naturalmente principalmente la cosa Concordia, ma non solo, è un libro che vuole essere anche un augurio, l'augurio che a ogni naufragio possa venire anche successivamente la forza di reagire. E soprattutto che si faccia tesoro delle esperienze, degli errori, perché ogni emergenza o ogni vicenda che precede un'emergenza per sua natura è connotata da errori o da inefficienze o da situazioni che chiaramente incidono in maniera negativa sulla ordinarietà della vita di ognuno di noi, sulla vita delle comunità. E allora questo è un po' un messaggio che si allarga alla vita della comunità nazionale, no? di fare tesoro degli errori per ripartire, per essere più forti, più resilienti, più capaci di affrontare le questioni e di non lasciarsi andare a una visione a volte così scaramantica, perché un conto è la provvidenza divina alla quale chi crede non può non fare riferimento, ma il nostro retroterra cattolico ci insegna che esiste sempre comunque un delibero arbitrio. Vogliamo fare una battuta conclusiva anche con Don Lorenzo. Don Lorenzo, questa tragedia, quella del Giglio, ci ha insegnato a lei, ha insegnato a tutti quanti noi come si possa fare tesoro di una tragedia come questa, per imparare che la comunità, se si unisce, può testimoniare quella fede. Abbiamo veramente 2 secondi per chiudere, Don Lorenzo. Assolutamente. Quello che ci ha insegnato è che se si sta insieme, anche quello che può sembrare apparentemente sproporzionato, poi comunque in qualche modo, con l'aiuto di Dio, si risolve. Risolve. Allora, padre Lorenzo Pasquotti e sottosegretario Franco Gabrielli, noi vi ringraziamo, vi aspettiamo tra l'altro qui in studio presto, fate sì con la testa, okay, come se l'aveste fatto, e noi vi aspettiamo qui. Un saluto e buona giornata a entrambi. Una buona giornata a voi, noi vi diamo l'appuntamento come sempre puntuali domani mattina.